il periodo in cui questi rappresentanti delle arti visive saranno presentati come al solito dalla nostra vicepresidente, dalla nostra parlo così, va bene? Sì. Proviamo. Ma non si fa. Guarda, scusa. Carmelo, alzati, vai a quell'altro. Proviamo di qua. Quello in piedi. Proviamo di qua. Tutti i microfoni hanno sempre questo difetto di... Tutti i microfoni... Mi sentite meglio? Speriamo che abbia trovato adeguato. E qui hanno manovrato i fili, purtroppo c'è per una manifestazione di domani, senza microfono, quindi è un po' un problema. Senza microfono. Senza microfono. È acceso. Allora, no, stavo... È acceso sì. Allora, ci dovete scusare, ma è stata una problematica legata a questo evento che stanno per organizzare, hanno creato delle congiunzioni, dei collegamenti che non riguardano il nostro evento. A voce chiara, senza microfono. Ma non so se registra il nostro giornalista. Beh, stavo dicendo, come vedete dal foglio di sala che ha distribuito il nostro Silvio Agnelli, tutti i protagonisti della serata. Stavo dicendo, c'è Francesco Rainero, c'è il pittore Puliti, verranno presentati da Silvia Ranzi, che coordina le arti con sorelle alla poesia. Poi dal foglio di sala potete vedere quali saranno i protagonisti delle nostre prossime tornate, tutti autori di rilievo, di autori importanti e assai conosciuti qui sulla piazza di Firenze. E quindi facciamo di tutto, ecco, per cercare di mandare manifestazioni sempre di maggiore rilievo, e quindi come sempre vi chiediamo il vostro sostegno, ecco, per andare avanti. Vi ricordo che alla fine della manifestazione, se volete, qui c'è il nostro tesoriere, potete rinnovare, alcuni l'hanno già fatto, la vostra tessera associativa. Ecco, non aggiungo altro per non appesantire la serata. Passiamo subito ad ascoltare il primo brano di musica che ci propone Francesco Rainero. Adesso qui non ho il titolo, ma lo dirà lui stesso. Allora, visto la tematica della serata, ho scelto dei brani che vogliono un po' proseguire sul tema, che certo non è leggero, se ho capito bene, di cosa parla questo libro, ma che va trattato con grande cautela, spero di farlo. Il primo brano è Mio zio di Carmen Consoli. Setto rosso in segno di lutto e un soprabito nero, era un uomo distinto mio zio. Madre non piange, ingoia e dimentica, le sue mani ingorde tra le mie gambe adesso sta in grazia di Dio. Porgiamo l'estremo saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello. E
l'arminio e sotto il soprabito niente, in onore del mio aguzzino. Uscì dalla camera con lo stesso senso di nausea che l'aveva colpita poco prima. Rientrò nella grande cucina. Posò di nuovo gli occhi sulla piccola foto, fissata alla credenza. E quasi senza pensarci, la sfilò delicatamente dalla cornice. Vi passò sopra la mano per togliere la polvere che la copriva, per guardarla meglio. In quel momento la raggiunse la zia. «La porti via?» le chiese a bruciapelo. Lilian si voltò di scatto. «Sì, e mi è sempre piaciuta questa foto. Anche lui», aggiunse allora la zia con tono desolato, «anche lui avrebbe fatto meglio a portarla via». Lilian si girò di scatto verso di lei. «Lui chi? Lui chi?» gridò, intuendo all'improvviso che qualcosa era stato nascosto, se sua zia diceva quelle parole, se sapeva che cosa lui avrebbe dovuto fare, se pensava che sarebbe stato meglio che lui avesse portato via sua madre. Lui chi?
ripeté più piano, come già esausta da una lotta combattuta. Ora lo sapeva, per anni, senza mai giungere alla conclusione. La zia la guardò sorpresa. «Tuo padre? E chi se no?» Lilian cadde seduta su una sedia, stringendo ancora tra le mani tremanti la vecchia piccola foto ingiallita. All'improvviso